sue prime apparizioni si è palesato innanzi a Biomutant un percorso particolarmente travagliato. Gli sviluppatori di Experiment 101 puntavano infatti a un titolo ambizioso, ma purtroppo hanno dovuto fare i conti con diversi compromessi. L'action RPG pubblicato da THQ Nordic ha sicuramente dalla sua un concept affascinante, anche se il tema post-apocalittico è stato parecchio sfruttato negli anni da tante IP diverse. Detto questo, la mappa di gioco ricorda un po' di più l'immaginario di Horizon Zero Dawn, dove la natura ha ripreso il suo posto, mutando e portando altre specie ad adattarsi per giungere alla supremazia della scala alimentare. Dopo un'interessante e varia fase di creazione per concepire il vostro personale procione antropomorfo, Biomutant mette davanti al giocatore una serie di scelte che lo porteranno a seguire un allineamento di oscurità o di luce, il quale verrà incrementato a seconda delle vostre azioni. I problemi principali del gioco vengono per lo più dalla narrazione, visto che in pochi minuti vi verrà descritto in modo netto il vostro compito: salvare l'albero della vita sconfiggendo i quattro mangiamondo che stanno divorando le sue radici e riunire tutte le tribù che popolano il mondo di gioco sotto un'unica bandiera. Tutto questo sarebbe ancora più affascinante se la spiegazione non avvenisse in modo troppo sbrigativo, quasi senza un perché, dove forse una narrazione graduale avrebbe dato più giustizia all'intero intreccio scenico. Ovviamente non poteva mancare la nemesi del protagonista, una creatura di nome Lupa Lupin che vi darà la caccia durante la storia, una figura a fare la parte del cattivo che però resta solo una marginale aggiunta che non offre nulla ai fini della trama generale. Il problema sulla narrazione è evidente e sebbene ci siano spunti interessanti, questi non riescono a brillare di luce propria. Purtroppo alla lunga noterete che ci sono frasi ripetute o dialoghi poco profondi che porteranno il giocatore a stancarsi alla svelta. Un vero peccato perché sul fronte NPC Biomutant mette in mostra davvero tanti personaggi con cui interagire, ma non tutti caratterizzati al meglio. A legare i vari dialoghi tra simpatie e antipatie ci sarà il citato sistema di allineamento, che vi renderà più affini a determinati abitanti. Il gioco sbloccherà fin da subito le missioni principali e spetterà a voi decidere come affrontarle e a cosa dare la precedenza. Durante l'avventura riceverete tantissimi input e quest secondarie che in un modo o nell'altro vi distrarranno dall'obiettivo principale. Il team di sviluppo ha riempito l'open world con molte attività niente male, anche se si sente la mancanza tra i rami della narrazione di qualcosa che leghi veramente il tutto. Tolto questo tasto dolente, parliamo invece degli aspetti che più ci hanno divertito e conquistati di Biomutant, ovvero l'open world e l'enorme quantitativo di missioni che vi spingeranno a esplorare ogni anfratto del mondo circostante. L'enorme mappa è interamente esplorabile e presenta diversi biomi, tutti visitabili a patto di rispettare alcuni criteri, come magari una zona priva di ossigeno che potrete esplorare solo a bordo di un mezzo, o aree radioattive che richiederanno una tuta speciale. Il titolo vi guiderà in modo molto naturale alla scoperta del mondo di gioco. Reperire gli oggetti importanti sarà davvero facile e non avrete problemi a dare continuità all'avventura. Per rendere più pratica l'esplorazione, oltre ai classici viaggi rapidi, avrete a disposizione diversi mezzi, dai tradizionali destrieri a macchine ben più complesse e tecnologiche. Dopo poche ore, Biomutant vi sommergerà di missioni secondarie, dove spesso vi verrà richiesto di raccogliere oggetti, sconfiggere un determinato nemico o completare dei piccoli enigmi. Parliamo di obiettivi che non brillano certo per originalità, ma offrono comunque diverse ore di gioco spensierato e aiutano la comprensione della lore di questo affascinante mondo. Le minacce principali dell'avventura saranno prevalentemente due: i mangiamondo e le tribù. I primi sono collocati negli angoli più remoti della mappa. Sono quattro boss battle da affrontare in modo totalmente diverso che rappresentano attimi di divertimento assicurato. Per i secondi invece il discorso è leggermente più complesso, visto e considerato il tempo che vi ci vorrà per riunirle tutte. Fin da subito potrete decidere quale fazione appoggiare, dichiarando immediatamente guerra però a quella opposta. Da qui inizierà quindi il vostro cammino, distruggendo avamposti e combattendo contro i vari seifu e capitani. La decisione su come approcciarsi alle varie fazioni spetterà a voi. Il combat system di Biomutant è un mix tra quello di un Souls-like e un free flow alla Batman, con risultati un po' altalenanti in termini di spettacolarità, ma con una buona base da cui poter ripartire. Il protagonista è un maestro nelle arti del Kung Fu, una tecnica che si basa sull'utilizzo di arti marziali e armi avanzate.
A questo va ad aggiungersi la possibilità di combattere anche con dei poteri chiamati mutazioni, che offrono spunti sia in fase di combattimento che anche in alcune sezioni platform. Quello che viene a mancare è però una progressione reale del personaggio che si avverte in modo preponderante solo per quanto concerne i poteri. Essendo un maestro del Wung Fu, vi ritroverete già con la capacità di utilizzare con estrema maestria tutte le varie tipologie di armi, sia a distanza che da mischia, e le abilità extra che aumentano queste peculiarità sono purtroppo poche. Ad affiancarsi al tutto c'è poi un ottimo sistema di crafting che sarà la fonte principale del vostro equipaggiamento. Durante le fasi esplorative potrete raccogliere diversi componenti che potrete poi combinare per creare armi uniche e potentissime. Nessun'arma o pezzo è però definitivo, ogni componente potrà essere smontato e riutilizzato in qualsiasi momento. Stesso discorso si applica sul fronte difensivo, ogni parte dell'armatura potrà essere migliorata e potenziata così da resistere meglio ai colpi subiti. Sono ovviamente presenti i venditori, ma i prezzi vi convinceranno presto a puntare sul fai da te. Il mondo di gioco è ricco di scorci che lasciano a bocca aperta, con solo pochi difetti ad infastidire il giocatore tra bug e framerate, ma niente che mini realmente l'esperienza di gioco. Il ciclo giorno-notte rende ricco di diversi colori il mondo ludico, aiutando il tutto a sembrare ancor più vivo. Buono anche se non memorabile il comparto sonoro, con musiche capaci di accompagnare ed immergere il giocatore nell'esperienza. Biomutant è insomma un gioco di ruolo a stampo action che di sicuro i fan ameranno, ma al contempo rivelatosi incapace di compiere il salto di qualità definitivo. Restano però l'idea e le splendide intuizioni, capaci di rendere l'esperienza di gioco piacevole nel suo insieme.